I PM di Roma attendono una prima informativa per aprire formalmente un fascicolo di indagine in relazione alla morte del broker Massimo Bocchicchio, deceduto in un incidente stradale su Via Salaria. Ci sarebbero molti dubbi sulla dinamica dell'incidente in Via Salaria a Roma che è costato la vita a Massimo Bocchicchio, il broker dei VIP, accusato di aver sottratto a personaggi dello spettacolo e del calcio, fra cui Antonio Conte, Marcello Lippi e del Sharawi, circa 300 milioni di euro. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne, che oggi era atteso in aula per un'udienza del suo processo, avrebbe perso il controllo della moto finendo contro un muro e l'impatto avrebbe causato un'esplosione. Ma dopo aver sentito alcuni testimoni, il dubbio degli inquirenti è che la dinamica sia andata in modo opposto con la moto che, dopo essere esplosa, è finita contro un muro. Al momento gli inquirenti propendono per un decesso legato ad un malore, ma risposte in tal senso si avranno dall'autopsia e, se necessario, sarà svolto anche il test del DNA alla luce del fatto che il corpo è completamente carbonizzato. È opportuno fugare ogni dubbio e credo che la procura voglia disporre tutti gli accertamenti necessari per arrivare a fare assoluta chiarezza su quanto avvenuto ieri mattina, ha detto l'avvocato Cesare Placanica, legale dell'ex CT della Nazionale, Antonio Conte e dell'attaccante della Roma Stefan El Shaarawy e altre 12 parti civili, commentando la morte del broker. Oggi il Tribunale di Roma ha rinviato il processo che vedeva Bocchicchio imputato per attività finanziaria abusiva e riciclaggio.